Un saluto da Mauri e bentornati qui sul nostro canale. Quest'oggi siamo qua per parlare di EA Sports VRC. Come ben sapete, quest'anno appunto c'è un'imminente uscita che si è parlato un po' di posticipi, un po' di anticipi, una cosa e l'altra. Comunque alla fine sembra che il titolo dovrebbe uscire per i primi di novembre. Si parla del 3 di novembre. Tra l'altro è stato rilasciato un video che dopo andremo a vedere e magari lo analizziamo anche un attimino insieme. E oltretutto andiamo a vedere un po' le novità che ci sono, perché c'è un po' di succo da andare a vedere, ci sono diverse cose e si parla anche di VR. Quindi andiamo con calma a vedere pezzo per pezzo che cosa si presenta in questo gioco. Siamo sul sito Traction e andiamo a vedere subito qua cosa dice il primo gioco ufficiale Electronic Arts. E Codemaster della FIA World Championship sarà in arrivo per i giocatori su PC, PlayStation e Xbox nel 2023, risultato di un accordo di licenza quinquennale, quindi ragazzi per 5 anni avranno appunto la licenza VRC. Andiamo qua, scorriamo avanti, quindi qua cos'è a Sport VRC? Vabbè, questo potremmo anche saltarlo. Chi ha sviluppato EA Sports VRC? Il team Codemaster, con sede a Southam, ha creato EA Sports VRC, una squadra che ha una discendenza che risale al titolo originale di Colli McRae Rally 1998. Si tratta di un team separato dai giochi EA Sports F1, ecco, questa è una cosa non male, sviluppati a Birmingham nel Regno Unito. È anche un team diverso da quelli che hanno creato Dirt 5, che ricordo Dirt 5 comunque era un gioco proprio un arcadeone, che hanno sede nel Cheshire e sono stati inseriti nel team di Need for Speed presso Critrion Games. Discendenza dei giochi di Rally Codemaster, tutto iniziato con il già citato Colli McRae Rally 25 anni fa, quel titolo che ha definito il genere e ha creato uno spazio per un gioco di guida basato sul tempo che fosse nello stesso tempo autentico e accessibile, e a sua volta ciò ha creato il modello per quello che oggi è il genere di giochi di rally. Ragazzi, ma vi ricordate, sarà poche settimane fa abbiamo proprio fatto una puntata, lo lascerò poi qua da qualche parte, abbiamo proprio fatto una puntata del retro sim dedicato proprio a questo gioco di Colli McRae Dirt, che era bellissimo già il primo. Difatti, finito il video io ci ho ancora giochicchiato col pad, ma dà ancora tantissima soddisfazione. Andatevi a recuperare il video se non l'avete ancora visto, ci sono anche due piccoli arcade da bar e poi abbiamo parlato ovviamente di questo titolo fantastico. Andiamo avanti, seguirono diversi sequel fino al seminale di Colli McRae Dirt del 2007. Questo fu un gioco fondamentale, debuttò con il suffisso Dirt. Vabbè, qui adesso racconta tutta la storia, magari questa parte la potremmo anche evitare, perché poi ovviamente racconta l'ACES sicuramente di Dirt Rally, per poi appunto sfociare in Dirt Rally 2.0 e tutti quelli che poi sono usciti dopo. Ma ora andiamo avanti, ecco, parliamo qua del motore di gioco. Una caratteristica fondamentale di EA Sports VRC è il motore Unreal Game. È scomparsa la già citata tecnologia Ego, che ha sostenuto tutti i giochi di rally realizzati da Codemaster negli ultimi 16 anni, anche se la fisica di Dirt Rally verrà trasferita e sviluppata ulteriormente. Allora, questo è un punto molto interessante e molto importante da approfondire. Perché, allora, innanzitutto, ok, io qua sono contento, contento sì, però attenzione. Allora, il discorso Unreal Engine, sappiamo benissimo, lo conosciamo sulla CC, ed è un bellissimo motore grafico che permette uno sviluppo veramente fantastico, perché di ACC parliamo di un simulatore. Qui ovviamente stiamo parlando, ragazzi, comunque di VRC, un titolo creato dalla Codemaster, che la conosciamo da tanto, molte esperienze nei giochi di guida, soprattutto Simcade. Però ovviamente avere la possibilità di avere un motore molto fruibile come l'Unreal Engine è molto interessante per lo sviluppo magari anche della fisica del gioco. Il problema però è anche vero che è molto pesante, difatti la maggior parte dei titoli appunto, come lo vediamo, ACC, nonostante uno possa avere anche un PC molto performante, comunque ha un certo peso. Speriamo che siano in grado di ottimizzarlo e di portarlo ovviamente a dei livelli che gli competono. Ovviamente un'altra cosa molto importante che vedo qua è proprio questa dicitura,
che vedo qua appunto Dirt Rally verrà trasferita e sviluppata ulteriormente. Quindi io mi auguro fortemente che si prenda in considerazione la fisica di Dirt 1, perché questo è fondamentale, perché in Dirt 2 è stato già ulteriormente modificata quella fisica lì, che era comunque un pochettino addolcita. Forse Dirt 1 era un po' troppo grezzo in alcuni punti, però ancora oggi, secondo me, adesso non parliamo ovviamente di Richard Barnes, che lì parliamo di un simulatore puro e crudo, ma dobbiamo ricordarci sempre che, essendo un gioco su licenza, ragazzi, ovviamente deve piacere a tutti, quindi è normale che quando si paga una licenza non si può pretendere di avere la nicchia, cioè questo ce l'abbiamo soltanto magari con ACC, con R-Factor 2, con titoli che sono dedicati proprio al sim racer puro e crudo, che su 10 sono 4, cioè gli altri ovviamente vogliono divertirsi, e quindi quello che è importante è trovare il giusto compromesso, e questo secondo me è fondamentale, come era stato già con Dirt 1. Andiamo avanti. Vale la pena notare quindi che non solo WRC è sviluppato da un team diverso rispetto ai giochi di Formula 1, ma ora gira anche con un motore di gioco completamente diverso, con F1 che continua a utilizzare la venerabile piattaforma Ego, che abbiamo già visto tra l'altro che l'ultimo F1 23 effettivamente è già arrivato alla frutta quel motore grafico lì, nonostante lo abbiano ancora sviluppato e l'hanno ancora spremuto per tutto quello che potevano spremere, però ovviamente più di lì non si può andare. Il nuovo motore del gioco ci ha permesso di spingere il rally al limite di ciò che è ritenuto possibile. Le funzionalità aggiuntive, tra cui il Builder Moment, offrono ai giocatori ancora più momenti per interagire con lo sport che amano, ha affermato Ross Gowing Senior, che ha detto, vabbè, ovviamente questo lo dice lui, speriamo che sia così. Abbiamo notato che i veri piloti e copiloti sembrano essere stati scansionati o ricreati all'interno delle auto, ecco chiaramente Thierry Neuville all'interno della sua Hyundai, ecco, quindi qua c'è uno scansionamento, anche è una cosa estetica che sicuramente può fare anche piacere, perché praticamente sono rappresentati tutti i piloti, appunto, un po' come anche diciamo in Formula 1, che si vedono le facce dei propri piloti. A proposito di questo scatto è anche il caratteristico salto di Fave in Portogallo, qui vediamo appunto l'immagine, forse non è realistico aspettarsi la ricostruzione scenica in scala 1-1, ma almeno sono state incluse sezioni riconoscibili. Molto bene ragazzi, io adesso con questa piccola premessa che abbiamo visto e abbiamo letto qualcosa, andrei subito a vedere il trailer di presentazione di questo gioco e dopodiché commentiamo e lo vediamo. This is not racing. This is hard stopping, skull shaking corners. This is gut wrenching airtime. Square leg sharp. This is nature's wrath. Turn two left. This is near misses. And almost made it. This is marginal gains. This is the very limit of control. This is the weight of history. This is greatness. Hard left over crest into airman flat right. This is rally. Bene, come abbiamo potuto vedere appunto dal trailer, ci dà parecchie informazioni. Intanto abbiamo visto appunto questo misto tra realtà e motore di gioco, che effettivamente si fondeva molto bene, perché questo fa proprio vedere la qualità grafica, effettivamente molto molto bella, molto nitida, molto pulita, e che ovviamente è un piacere per gli occhi. Poi ovviamente bisognerà vederlo poi nella realtà, però effettivamente a primo acchito l'idea c'è. Un'altra cosa che abbiamo notato molto molto bella è anche il fatto che ovviamente
ovviamente si dà da come il trailer fa vedere le gomme, fa vedere le oscillazioni della macchina, fa vedere il motore, fa vedere il tempo dinamico, fa vedere le varie situazioni, quindi capiamo che ovviamente l'impronta sarà simulativa. Questo ovviamente lo prenderemo sempre con le molle, perché io ricordo sempre che comunque un titolo con licenza, per quanto sia, però deve ovviamente accontentare molte persone, perché comunque va detto che è una licenza che va pagata, ha un suo costo, e quindi non può soltanto, ovviamente, perché bisogna dire la verità, comunque il sim, la simulazione, il sim racer vero e proprio, quello crudo e puro, ovviamente su 10 sono 3, gli altri 7 non sono magari portati a una simulazione estrema. Quindi le premesse comunque per un discorso simulativo ci sono, nel video le abbiamo viste, le hanno fatte notare, e questo comunque è una grande cosa. Più miglia di tappa, e a Sports WRC presenterà oltre 600 km di chilometraggio, scusate un attimo qua il gioco di parole, totale della tappa fino dal primo giorno, replicando l'attuale stagione del 2023, obiettivo principale, quindi mamma mia che roba. Sito web del gioco afferma che ci saranno oltre 200 livelli al momento del lancio, indicando che ne seguiranno altri dopo il rilascio iniziale. Uno degli svantaggi di Dirt 2.0 rispetto alle recenti giochi WRC del precedente sviluppatore KT Racing è stata la lunghezza, scusate che vado avanti e indietro, la lunghezza della maggior parte delle tappe, con la più lunga delle generazioni WRC uscenti fissata a 26 km, quasi il doppio della tappa più lunga di Dirt Rally. Sì, in effetti diciamo che le tappe di KT Racing, cioè quelli che facevano il gioco WRC prima, effettivamente le tappe erano veramente molto, c'erano alcune tappe veramente interminabili in confronto ovviamente a Dirt 2, perché comunque le tappe erano abbastanza corte. Si spera che il passaggio Unreal possa fornire aree ancora più grandi di EA Sports WRC. Ci sono 13 località di competizione nel mondo reale di questa stagione, ma ce ne saranno 17 in EA Sports, comprese le sedi del passato WRC, per sfruttare al meglio i contenuti delle auto classiche e la novità dei momenti. Ecco, come abbiamo visto anche prima del video, ovviamente va sottolineato il discorso delle macchine d'epoca, cioè le macchine ovviamente dei rally passati. Oppure 18. Non ne siamo sicuri, poiché il materiale di rilascio dei media del gioco menziona sia 17 che 18. Comunque, vabbè, o 17 o 18. Il prossimo rally dell'Europa centrale, che si terrà ad ottobre per la prima volta in Germania, Austria e Repubblica Ceca, quindi ovviamente tappe originali, verrà aggiunto dopo il lancio tramite un aggiornamento. Sospettiamo che la differenza del numero totale delle posizioni potrebbe essere dovuta al conteggio di questo o meno, e abbiamo contattato EA per chiarimenti. L'elenco definitivo dei raduni sarà confermato al momento della pubblicazione. Quindi è un po' come accade anche in F1, che non si sa mai le piste, se ci sono già, se non ci sono, spesso vengono aggiunte all'ultimo, a più avanti, e qui più o meno mi sembra che l'iter sia un po' quello lì. Elenco auto epiche. Così l'elenco delle auto epiche, anche se ne è stato pubblicato uno, costellato di punti interrogativi, hai voglia di scommettere che il team dei social divertirà? Quindi anche qua non si sa ancora bene quante macchine appunto ci saranno di quelle storiche. Ciò che è stato confermato è che l'elenco macchine contemporanee del tre principali classe WRC, queste, ecco, sono state confermate ovviamente le macchine e quelle originali, cioè la Ford Puma, la Hyundai 20, la Toyota, e in WRC2 la Citroen C3, la Ford Fiesta, la Hyundai 20, la Skoda Fabia e la Volkswagen Polo, mentre invece poi ci sarà sempre il campionato junior. Ovviamente io parlo per quelli che sono già avvezzi un po' che hanno già giocato WRC, ovviamente ci sono le tre parti, e la Ford Fiesta Rally, che appunto è il mondiale junior che si inizia a correre appunto per impratichirsi. Ecco, passiamo qua che vediamo una bella Subaru, dopo poi parliamo per i veicoli storici che inizieranno a montare a 60, si parla di 68 vetture storiche, beh non sono proprio poche, dimenticando l'animazione delle auto d'epoca dei giochi di F1, ah ecco vabbè, qui si riferisce sempre anche a F1, che ormai le auto storiche lì le hanno tolte, e WRC si appoggia alla sua ricca eredità. Questo è molto interessante, quindi qui vediamo qualche foto appunto delle vetture, il che è molto interessante. Adesso non mi perderei tanto qui
qui a leggere queste cose. Allora, modalità costruttore. Uno degli elementi più intriganti di EA Sports WRC è la nuova modalità costruttore. Se le 78 auto incluse non bastano, puoi crearne una nuova di zecca. Addirittura, il modo in cui le parti vengono assicurate non è ancora confermato, potrebbe essere un processo in stile F1 World, qualcosa di completamente unico, ma ciò che è chiaro è che ogni vettura costruita qui è in funzione, si adatta alle tre principali categorie di WRC e le regole. Beh, questa è una cosa interessante. Si può creare il proprio tipo di vettura e farla correre appunto o alla WRC, WRC 2 o alla Junior, e questo è comunque una cosa molto molto interessante. Ciò dovrebbe significare che un veicolo del costruttore a parità di prestazioni con le macchine equivalenti WRC 1, bla bla bla, vabbè, come abbiamo detto prima, non è ancora chiaro come queste saranno integrate nell'esperienza principale, ma WRC aveva solo tre vetture diverse nella sua classe superiore. Ah vabbè. Modalità momenti. Al momento c'è una tendenza significativa dei giochi sportivi a fornire ai giocatori scenari accaduti nella stagione attuale o nel corso della storia per tenerli impegnati a far scorrere nuovi contenuti. Beh, questo è carino. E così anche nella sport avrà qualcosa di analogo con la sua modalità Moments, cioè quindi si vivranno dei momenti appunto della stagione. Questo verrà aggiornato ogni 24 ore, sorprendentemente con un nuovo scenario della stagione 2023 o sfruttando quel contenuto storico degli anni passati. Quindi si vivranno delle situazioni scenario dove appunto verrà preso o una cosa dell'anno o una situazione storica e bisognerà riviverla. Questo è molto interessante. Nuovi, ovviamente è un bel parco ricco, considerando anche il fatto, ricordate sempre che ovviamente essendo tutto oggi improntato molto sul multiplayer, ovviamente avere queste possibilità, che ovviamente sono in single player, poi magari si potranno anche fare online, comunque sicuramente è tanta carne al fuoco. Realtà virtuale. Ecco qua siamo arrivati alla cosa molto importante. Sì, EA Sports WRC supporterà i visori di realtà virtuale. Meno male, perché ricordiamo che il WRC precedente non lo supportava. Ma no, non abbiamo ancora visto la realtà virtuale in azione. E secondo la pagina del preordine dell'Epic Game Store, sarà una funzionalità esclusiva per PC. Quindi i possessori di PSVR 2, purtroppo, non potranno usufruire di questa features, non potranno usare appunto la realtà virtuale. Quindi il caschetto virtuale per ora è soltanto appannaggio per coloro che sono i possessori PC. Poi chissà, poi magari più avanti magari riusciranno una cosa, però se già dicono così in partenza si vedrà. DLC in stile Podium Pass, non sarebbe un gioco pubblicato EA senza menzione DLC a pagamento, giusto forse o no, e anche se i dettagli più fini non sono ancora pubblici, speriamo che Xbox non faccia nulla di eclatante in questo senso. Beh, ovviamente speriamo che appunto tutta sta robaccia solita della EA, ovviamente quella pensa a fare i soldi, però logicamente quello lo vedremo, ma non mi dilungherei tanto più su tutti questi discorsi. Quello che comunque abbiamo visto, quello che è importante, è che il titolo presenta un bel piatto ricco, ci sono diverse cose, il gioco sembra promettere comunque bene. Poi ovviamente ragazzi alziamo le mani, vedremo quando sarà ora di metterci proprio lì a guidare e poi vedremo. Quindi i preordini sono già aperti, dal 3 di novembre il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme, meno così sembra, anche su Steam e su tutti gli store ovviamente sarà disponibile. Bene ragazzi, io spero di esservi stato utile e che questo video appunto vi sia stato di utilità. E noi non facciamo altro che salutarci e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauri.